Se avete bisogno di materiali, armi, trappole per Fortnite Salvamondo, c'è MMOGO in descrizione. Col codice KinuTV avrete altri 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi e bentornati su KinuTV e come ogni giovedì eccoci con le novità del negozio settimanale su Salva il Mondo. Allora, come regalo, oggi la Epic ha pensato bene di aggiornare il negozio settimanale e aggiungerci una nuova arma, Rame Nota Dolente. Andiamo subito a esaminarla insieme. Rame Nota Dolente, arma d'assalto inverno, fucile d'assalto con cadenza di tiro ridotta, dotato di elevata potenza per singolo colpo. Chi va piano, va sano e va lontano. Questo è un antico detto, lo sappiamo tutti quanti a memoria. E deduco appunto dalla descrizione che sia un'arma a colpo singolo, il che non mi entusiasma tanto. Ci sono già fin troppe armi a colpo singolo che vorrei tirar su, per esempio la rasoiatrice, anche se so che non è abbastanza buona. In più ora abbiamo questo, abbiamo anche un'arma base. Adesso andiamo a esaminarla bene, a esaminare tutte le armi a colpo singolo. Comunque, quest'arma ha un danno del colpo critico 50%. Probabilità di colpo critico del 10%, ma bando alle ciance, io andrei a acquistare e vedrei con che perk ce la settano. Vediamo la sorpresa. Come non detto, raga, devo aprire qualche mini lama e posso aprire la mia arma. Ok, dopo aver spacchettato un casino di mini lama, posso comprarmi la mia nota dolente. Subito, via. Ecco qui le due nuove armi. Abbiamo Albero di Luce che è ottenibile tramite una quest che hanno aggiunto anch'essa oggi. Per farla dovrete sopravvivere 30 minuti in una nuova modalità di Frostnite dove avrete appunto i piedi congelati. Un po' frustrante da fare, se devo essere sincero, un po' snervante, diciamo così. Alternativo, però un po' stancante. E poi, dopo 30 minuti che siete sopravvissuti nella vostra zona col vostro livello di potenza, avrete anche voi questa spada che è molto natalizia, molto bella. Io l'andrei a osservare magari. Bellissima, raga. Cioè, con l'ama col cappellino, no? Spettacolo. Questa me la tirerò sicuramente su. Innanzitutto, vediamo le perk: 10% danni, 68% danni critici, 20% livelli. Danni bersagli storditi vicini a terra. Ogni ottavo colpo provoca uno stordimento intorno al personaggio. Ogni ottavo colpo. Allora io punterei anche sulla velocità. Non so, prima di cambiargli le perk, la proveremo a livello base in Malachite. Quindi andremo poi a capire come possiamo potenziarla. Non la potenzierò in questo video, la potenzieremo più avanti. E li cambieremo le perk, vedremo anche come farla. Magari lo decidiamo insieme. In più abbiamo Rame Nota Dolente, abbiamo detto, con 10% livello critico, 45% danni critici, elemento fisico, ca dimensioni caricatore, danni mostri nella nebbia. La perk speciale sarà: ciascun colpo sparato conferisce più 1,8% al danno per un secondo, al danno 1 per secondo, è cumulabile fino a 15 volte. Ok, una perk particolare, sicuramente questa va testata meglio sul campo di battaglia, perché così su due piedi non è possibile trarre una conclusione. Quindi, raga, senza perdere tempo, me le porto subito in Malachite, le proveremo, così vedremo anche come potenziarle, quali perk cambiarle. A tra poco. Allora, eccoci qua con le armi nuove appena craftate, fresche fresche. Ci sono già due mostri davanti a me. Comunque, questa è una gittata abbastanza lunga, vorrei provare subito da lontano con il primo, un colpo in testa diretto. Valarguta, zona 70 con armi in malachite. Io livello 129, ma le armi sono in malachite. Molto precisa, raga. E ricordiamo che da lontano il danno è molto minore. Ok, questo si avvicina. Vediamo se mi pusha. Lo riesco a fare prima che mi pusha. E farsi i fantasmini, raga, è la cosa più importante perché sono quelli che fanno molto più male a livelli alti, però non mi sembra malissimo quest'arma. Agitata abbastanza lunga. Fa anche abbastanza male, perché non ha neanche le perk potenziate. Chissà cosa diventa il 130 full perk. Vi ricordo che il mio amico Re Klaus oggi pomeriggio porterà sicuramente quest'arma al 130 full perk. Perciò andiamo a guardarla tutti da lui, no? Nel frattempo, vediamo cosa combino io in Malachite. Spettacolare, raga.
Il suono è molto simile a quella della rasoiatrice. Cioè, la rasoiatrice, scusate. Cioè, il predasangue, ecco. Molto simile al predasangue. Ne approfittiamo anche per provare la spada, raga. Ufficialmente è la prima volta che la sto provando insieme a voi, per avere la reazione quanto più genuina possibile, no? È lenta però, molto lenta. È più lenta della spada al Krypton, secondo voi? Aspettate un secondo, proviamolo subito. Allora, secondo voi, vediamo un attimo. Velocità d'attacco 0,52 secondi. Velocità d'attacco 0,52 secondi. Io ho la spada Krypton così. Ancora non penso che molti di voi avete sicuramente iniziato a giocare dopo il sistema del perk roll. Io ho questa spada ancora con le perk molto vecchie. Molto vecchie che non posso cambiare. Ne affronteremo la questione più approfonditamente in un altro video. Per ora non fateci caso. Guardate semplicemente le perk. Qui non abbiamo nessuna perk di velocità di movimento, nemmeno qui, e abbiamo la stessa identica velocità d'attacco. A me non mi è mai piaciuta più di tanto la spada Krypton. Perché? Perché è una spada molto lenta. È vero che fa molto molto male rispetto alle altre spade, perché essendo lenta ogni colpo, raga, che infligge, fa veramente veramente tanto male. Quindi secondo me vale la pena tirarsi sulla spada così. Certo, se non avete la spada al Krypton è un'ottima alternativa per avere una spada da comunque dare a un difensore o da utilizzare voi in campo di battaglia, perché, raga, fidatevi, sai come la spada al Krypton fa sicuramente molto male. Adesso la proviamo sicuramente insieme. Ecco, è molto molto lenta. Però ricordiamo che è vero, c'ha la perk speciale che dopo 8 colpi stordisce i nemici, appunto. Avete visto? Comunque, raga, ho notato che i colpi sono cumulabili. Cioè, io posso dare 7 colpi a un botto di zombie e poi tenermi, per esempio, gli ultimi due colpi, l'ultimo colpo, e darlo che lo stordisce. Per esempio, ora non ho contato bene, ma in teoria uno o due colpi dovrei stordire qualcuno. Uno. Ecco, infatti, hai visto, l'ho stordito. E ho notato che però stordisce solamente lui. Quindi Non so. La spada è abbastanza lenta in sé. La vera domanda che mi pongo è: secondo voi è meglio portarla in ossidiana e con una perk sola di velocità d'attacco, oppure in scagliabuia ma con due perk di velocità d'attacco? Perché considerate che io ho già una spada in ossidiana. Anzi, ne ho due, questa è incorrucente per il momento. Un'altra spada tubo vuoto in ossidiana, perché io generalmente le preferisco in ossidiana. Sia per un fattore di materiali, sia per un fattore di velocità della spada, appunto. Ah no, comunque li stordisce in gruppo, raga. Bellissima, troppo figa. L'estetica comunque batte tantissimo le altre spade. Stordito alla grande. Comunque, raga, io vi consiglio assolutamente, compratevela tutti, perché sarà un'arma che non rimetteranno fino all'anno prossimo, fino a sicuramente l'anno prossimo, al Natale, diciamo. Quindi sarà un'arma esclusiva per tutto il corso di questo anno. Compratevele tutte e due e non è necessario che le potenziate subito. Potete anche aspettare e accumulare inizialmente le risorse. Questa era la spada di oggi. Molto simile alla spada al Krypton. Io vi pongo questa domanda perché secondo me è una spada molto lenta ad attaccare. Tipo la spada al Krypton io l'avrei molto evoluta in scagliabuia, perché è già lenta ad attaccare. Quindi non andrei tanto ad influire sulla velocità, se non appunto con qualche perk. Però magari questa spada qua è eccezionale, faremo un'eccezione. Vedremo voi cosa ne pensate nei commenti, trarremo una conclusione insieme e vedremo la migliore opzione. Per il momento resta in Malachite, raga. Lo decideremo insieme, questa è la vera domanda. In sé è fighissima, comunque non ho parole per descriverla, troppo bella questa spada. Anche il fatto che li stordisce, tutte queste perk nuove che stanno aggiungendo a me intrigano un sacco, soprattutto quando poi scopriamo nuovi metodi per giocare. Per il video di oggi era tutto, raga, fatemi sapere se vi è piaciuta questa idea. Io, se questo video avrà un gran successo, le porterò entrambi full perk. Vedremo, vedremo.
Da Kino è tutto, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bella!